Benvenuti amici ad Incontri nel Blu, quinta edizione. Bene, avremo l'occasione anche quest'anno di mostrarvi altre splendide immagini. In questo primo appuntamento andremo sulle coste laziali e la particolarità di questa puntata è proprio l'andare a visitare un mare vicino alla capitale, il mare di Tor Vaianica, dove incontreremo Antonio De Vellis, che ha una sua struttura in questo posto, un diving center, che ci porterà a visitare le secche di Tor Paterna. Sarà sicuramente sorprendente per molti di voi immaginare e poi vedere quanto è bello il mare davanti a una grande città come Roma. Le secche di Tor Paterna ce le descriverà con maggiori dettagli proprio Antonio De Vellis. Allora andiamolo a trovare e vediamo cosa ci racconta. Ci troviamo sulla spiaggia di Tor Vaianica, una località piuttosto vicina a Roma, a pochi chilometri, e una spiaggia frequentata dai romani, e proprio in questo luogo abbiamo incontrato Antonio De Vellis, che è qui vicino a me, al quale faremo alcune domande che lo riguardano in quanto uomo di mare da molti anni, è uomo esperto di mare e soprattutto persona capace di diffondere la filosofia del mare e aiuta così ad alzare il livello culturale di tutti noi per quanto riguarda la conoscenza del mare. Allora, Antonio De Vellis, buongiorno. Buongiorno a tutti. Da dove è partita questa passione? Come sei arrivato al mondo sommerso? Allora, esattamente all'età di 15 anni stavo insieme a degli amici in campeggio dove loro facevano pesca subacquea. Mi sono vestito e sono sceso con loro a fare pesca subacquea, solo che loro prendevano il pesce e io facevo solo il bagno. Piano piano ho cominciato a seguire di più, a rubare con l'occhio quello che loro facevano e sono diventato un appenista vero, perché poi ho durato più di 10 anni a fare appenista. Bene, complimenti. Allora, raccontaci un pochino come si è sviluppata la tua attività e soprattutto come è cresciuta la tua cultura di mare facendo una serie di esperienze, immagino, no? Quindi diventando poi un sub vero e proprio con tanto di brevetto e quindi andando con le bombole e così via. Raccontaci un po'. Sì, diciamo che intorno nel 94 esattamente, dall'apnea passavo alle bombole. Ho fatto un corso lungo, un po' spronato da un mio amico che lui scendeva con le bombole, però lui era ancora al largo, perciò non mi sono fidato ad andare con lui, ho preso prima a fare un corso e ho fatto bene, per poi subito dopo la quarta quinta immersione scrivere sul mio logbook, il mio istruttore lo ricorda benissimo, questo è quello che vorrei fare alla grande, la guida subacquea. E quindi nel 1997, insieme a un mio amico, abbiamo deciso di aprire il diving a Roma, perché esattamente sul litorale romano mancava il diving. Ci siamo avventurati, abbiamo passato di tutto di più, tutti, non ci ha creduto nessuno. E noi quest'anno ufficialmente festeggiamo i 20 anni di diving del Tor Paterna. Cosa ci puoi dire su queste secche che sono qua davanti? Sì, da quando ho aperto in 20 anni abbiamo visto proprio un cambiamento sulle secche. Innanzitutto è stato il divieto di buttare l'ancora, perciò è stata molto tutelata l'area marina protetta. In particolare hanno messo proprio delle boe d'ormeggio. Quando noi abbiamo aperto all'inizio, nel 98 non esisteva neanche l'area marina protetta, dal 2000 è diventata area marina protetta e dal 2005 hanno messo la prima boa di ormeggio. Ora ce ne sono 6. Insomma, possiamo dire che c'è una sensibilizzazione, c'è qualcuno che in qualche modo
a questa cultura in qualche modo ci tiene, quindi forse abbiamo intrapreso finalmente forse la strada giusta. Bene, allora adesso qui ci troviamo in questo luogo, siamo ospiti di uno stabilimento molto bello, siamo un po' a fine stagione, però comunque qui ancora sono in tanti a frequentare questo punto di mare, e qui vicino appunto c'è il diving di Antonio, che adesso ci dirà due cose sul diving e poi lo andremo a visitare. Allora, il diving è questo qui, nuovo, ufficialmente abbiamo aperto a marzo, stiamo ancora facendo lavori, lo stiamo migliorando di volta in volta, è un diving, abbiamo un'area diving che è molto importante soprattutto per chi viene a fare immersioni e a rilassarsi. Abbiamo la possibilità di stare sulla spiaggia, sia privata che libera. Per chi vuole vivere il mare, gli stiamo dando il posto giusto. È il posto giusto. Allora, ringraziamo per il momento Antonio e andiamo a visitare insieme a lui, ci facciamo illustrare come funziona questo diving e che cosa c'è dentro. Eccoci qua nel tuo mondo, nel tuo diving all'interno. La nostra area diving. Area diving. Bene, che succede qua? Allora, qui mondo? La gente la mattina arriva, assembla la roba di fuori. Queste vasche? Queste vasche servono per il dopo immersione. La gente viene, sciacqua tutte le attrezzature, le può stendere tranquillamente, può andare in spiaggia, perché noi quello che vogliamo è che il cliente viene qui e non va via. Certo. Non c'è l'immersione, fuggi e scappa via. Invece per l'attrezzatura? Per l'attrezzatura, per chi ne ha bisogno, abbiamo a disposizione delle mute su misura. Perfetto, con tutte le taglie possibili e immaginabili. Completi di gab e rugatori. Anche chi non ha attrezzatura può trovare qui qualsiasi cosa, compreso anche quella completa. Soprattutto quest'anno che ci siamo spostati qui abbiamo portato moltissimi stranieri, perché abbiamo nel nostro staff una persona che parla molto bene inglese. Perciò cura. Bene, allora facendo ancora i complimenti ad Antonio per la sua passione, soprattutto per quello, per la sua grande voglia di diffondere la passione che ha anche agli altri e per la sua grande capacità di subacqueo. E devo dire, dopo queste ultime notizie che ci hai detto, devo dire anche di grande intrattenitore che non guasta. Bene, complimenti Antonio. Grazie. E adesso andiamo a fare un'immersione. Certo. Adesso ci porta alle secche del Paterno, come dicevamo prima. Dopo un tratto di mare percorso con un potente e veloce gommone, eccoci giunti sulle famigerate secche di Tor Paterno. Sarà proprio Antonio a guidarci tra i sentieri di questi straordinari fondali, mostrandoci, grazie alla sua conoscenza, gli angoli più belli. Scendiamo nel blu, lasciandoci scivolare sul corpo le bolle di chi ci ha preceduto. Appaiono come tanti piccoli brillanti che salgono dal fondo per incontrare i raggi del sole che penetrano nell'acqua, rendendoli sgargianti e pieni di fascino. Il gorgoglio dell'aria ci accompagna nella discesa nel blu, dove un branco di salpe ci attende per danzare davanti ai nostri obiettivi.
Antonio richiama subito la nostra attenzione per mostrarci una murena che lui conosce bene. Lei è nella sua tana che ci osserva, curiosa ma attenta. Si mostra con il piglio di chi è stato messo in quel punto del fondale per fare la guardia a questo luogo incantato e prezioso per la vita della flora e della fauna di questo inaspettato paradiso. Pinneggiamo tra piccole rocce e praterie di posidonie per raggiungere la parte più profonda del fondale. Qui restiamo sorpresi dalla considerevole presenza di paramunicee, più comunemente chiamate gorgonie rosse. Sono forme coralline che si mostrano in tutta la loro bellezza quando vengono illuminate dai nostri fari. Branchi di piccoli pesci ondeggiano nell'acqua, incuriositi dai nostri movimenti. Qualche sarago più temerario degli altri si avvicina alla ricerca di cibo, incurante della nostra presenza. Ci lasciamo guidare da Antonio lungo un percorso che mette in mostra madrepore e gorgonie gialle in grande quantità. E ricordandoci di essere sulla costa davanti ad una grande città, restiamo ancor più meravigliati da questo ambiente così rigoglioso. Pinneggiamo controcorrente per raggiungere il luogo più ambito di questa secca. È una parete che scende verso il fondo gradatamente, adagiandosi poi sulla sabbia biancastra. L'arrivo di un bel esemplare di cernia ci rende subito chiaro il motivo e il perché questo luogo sia così ricercato dai fotografi subacquei. Il grosso pesce ci osserva con sospetto e una velata incertezza che in un attimo si trasforma in un guizzo, facendola scomparire tra gli anfratti rocciosi. Con ancora negli occhi le sinuose movenze della cernia, in breve arriviamo alla cima che ci guiderà verso la superficie, dove ci attende qualche minuto di decompressione. La potente luce del sole si tuffa nell'acqua, creando uno scenario fantastico che resta fissato nelle nostre menti prima di raggiungere la superficie. E allora, amici, eccoci tornati in studio dopo aver visto queste meravigliose immagini. Spero che abbiate goduto della suggestione di questo luogo così vicino alla grande città di Roma. Allora, con ancora negli occhi questa meraviglia che abbiamo appena visto, come vi ho già detto, adesso vi annuncio ciò che vedremo nel prossimo appuntamento. Andremo all'Argentario e proprio qui andremo ad incontrare Simone Nicolini e Stefania Mezza, che hanno un diving center molto conosciuto e molto attrezzato, che loro gestiscono
diffondendo sempre di più la cultura di mare. Perché diffondere cultura di mare, ripeto e lo ripeto ogni volta, aiuta a difendere l'ambiente marino, in modo particolare quello marino, evidentemente. Bene, andremo a visitare fondali, ci porteranno probabilmente sul relitto e conosceremo anche un po' le loro storie e come sono diventati subacquei. Vedrete che sarà un appuntamento estremamente interessante per vari motivi. Allora vi aspetto qui in questo studio la prossima volta. Ciao a tutti!